Quattro giorni di eventi legati da un unico filo conduttore, anzi un duplice filo. L'innovazione e la sostenibilità prende il via lunedì 21 novembre la seconda edizione di Visionaria, l'Adriatic Innovation Forum, interamente organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e la sua agenzia di sviluppo. Al centro dei discorsi e dei confronti chiaramente c'è l'emergenza energetica. Sarà presente in modo particolare lunedì 21 anche il Presidente di Unione Camere Nazionale, l'ingegnere Andrea Prete, che porterà il suo contributo in merito e che in rappresentanza delle Camere di Commercio, in rappresentanza dell'intero sistema produttivo italiano, chiederemo con voce alta al nostro governo sia di dare, diciamo, l'antibiotico per curare la malattia momentanea, che è quello di dare un contributo alle aziende e alle famiglie, e sia di quello di fare un progetto dello Stato di come affrontare la schiavitù che abbiamo oggi nei confronti del resto del mondo che ci deve fornire la materia prima, che è il metano, perché non dimentichiamo che noi il metano lo utilizziamo per i sistemi domestici, per le cucine, per il riscaldamento, ma lo utilizziamo in modo particolare per la produzione di energia elettrica. Abbiamo messo su una kermesse facendo seguito a quella dell'anno scorso, che è piena di argomenti, è piena di entusiasmo, è piena di attori locali, è piena di imprese, imprenditori, universitari, studiosi che metteranno in campo le proprie idee anche per cercare di innovare e di portare sviluppo sul nostro territorio. C'è anche da sottolineare il carattere internazionale di questa manifestazione, perché avremo rappresentanti che vengono da tutta l'area adriatico-ionica. Infatti la terza giornata ospiterà il congresso dell'imprenditoria femminile dell'area adriatico-ionica. Avremo rappresentanti degli ecosistemi della Svizzera e di Israele, che sono momenti molto importanti per le imprese abruzzesi interessate all'innovazione, e nella tavola rotonda dell'energia avremo rappresentanti della Sevel, avremo rappresentanti di Terna, avremo ospiti e docenti dalla Sapienza di Roma, e quindi un panel di esperti che può veramente guardare al futuro.